L'herpes zoster è la recidiva della varicella, quindi la condizione sine qua non è che il paziente deve aver fatto magari molti anni prima una varicella. Come tutti i virus dell'herpes, quindi il simplex, lo zoster e anche gli altri, le cause sono una diminuzione transitoria dell'immunità, che può essere data sia da stress di tipo ambientale, troppo caldo, troppo freddo, troppo sole, sia da stimoli di tipo emozionale. Quindi l'uno e l'altro ovviamente possono coincidere, nel senso che uno può avere un episodio di depressione associato a un'esposizione esagerata alla luce del sole. Dato che l'abbassamento dell'immunità è la condizione sine qua non, se uno prende degli farmaci in qualsiasi modo che deprimono l'immunità, può essere una buona causa per la slatentizzazione, come si dice, dell'herpes zoster. Il problema è che anche i raggi ultravioletti sono dei potenti immunodepressori. Questo spiega perché l'herpes zoster, ma soprattutto il simplex, possono venire dopo un'esposizione eccessiva ai raggi ultravioletti.